Poi c'è la nipotina, continuerà lei. Sì, ma Campocavallo ha 2 anni. Crescono, i bimbi crescono, eh. No, vengono ogni 2 o 3 mesi, vengono qua, sta qui 2 o 3 giorni. Incredibile. E questa è la storia della distribuzione, dei 100 passanti della distribuzione. Quindi 40 anni, ma lei andava in giro, come faceva a recuperare tutto Io questo? ho smantellato impianti Ah, in tutta ecco. Europa, in Albania, Ecco perché, avevo quindi. impianti in Arabia, E tutti gli impianti ha salvato. eh sì, quando smantellavo invece di buttare via tutto, tenevo un pezzo. Erano tutti rottami, poi tutti revisionati, riverniciati con i colori originali. Ah, ecco. Sono E comunque. qui infatti vedo che sono tenuti benissimo, ho detto, è Sì, possibile no, che. perché devo dire, all'inizio dell'impresa ero io che guidavo il camion con 2 operai. Dopo 5 anni avevo 110 dipendenti. Caspita. Una bella E testa. un meccanico dipendente per 40 anni ha fatto solo il restauro dei rottami che portavo a casa. Orca Si miseria. vedevano tutti fuori di testa. No, Però ha fatto una cosa unica no, perché. è una passione, la Mia passione. moglie diceva: ma cosa continui a portare a casa rottami? E io dicevo: ma no, ma poi vedrai, Farò poi vedrai. un Adesso è museo. contenta anche lei. Beh, guardi, noi ne abbiamo sentito parlare, ho detto andiamo, qualche volta andiamo. Oggi ho detto c'è il sole, dove andiamo a Tradate al museo, perché Questi veramente è sono una. funzionanti, non Sì, quelli sono. manuali sono tutti funzionanti, perché sono meccanici, una volta revisionati, ma se quelli elettrici non ne va neanche uno, perché l'impianto elettrico se è fermo da 50 anni non ha più niente. Comunque qui, guarda, questo è uno dei primi miscelatori. L'olio lo mettevano qua, fissavano la percentuale e la benzina la pescavano dal Ah, ecco, barile. questo è il Quello miscelatore. è il famoso barile che si sente in televisione che aumenta il prezzo, Ah, diminuisce, quello lì. sì, quello no. Ma la misura è quella lì, Quella lì. 150 euro. 159 Che originariamente è in galloni, ma Sì, questi sì, sì, sì. invece sono quelli dei farmacisti, perché in Italia i primi benzinai sono stati farmacisti. Ah, questo non lo sapevo. Perché, io ho messo qui la copia, perché nella licenza di vendita avevano il petrolio come antipidocchi Ah, e poi si sono messi a vendere la sì, benzina. Anche vero. i droghieri che vendevano il petrolio per le lampade di Fammi illuminazione, poi vedere. si sono messi a vendere la benzina. Ah, Madonna, per i pidocchi. Che poi oggi risulta cancerogeno, no? Mettere il petrolio in testa. Sì, L'avrebbe anche oggi, assorbito. sì. Cioè, facevano una Una, cosa che sì, no, era. ma l'antipidocchi, quanto a scuola magari trovano quello che vendono in farmacia. Ancora oggi Sì, accadono questi succede. casi. Oggi c'è uno shampoo, le Succede, cose, non sì. so cosa possono usare, però Succede, io ai 40 anni un paio di volte, non molto onestamente, un paio di volte ci sono stati questi casi, che succede, non sì. era questione di sporcizia, era proprio, si Sì. formavano.